Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come dicevo in un commento nel precedente video, in quello in cui c'è stata la devianza dei due androidi, di Cara e di Marcus, ho detto che avrei fatto un video alternativo, un video dove faccio in parallelo la stessa scena con una o più scelte. Adesso vediamo di quello che si tratta. Qui sullo sfondo, sapete, c'era Chloe che ho mandato via. A fine gioco mi ha chiesto di essere liberata e magari vi metto la clip in questo video. C'è una cosa che devo dirle. La guardavo giocare e qualcosa è cambiato in me. Mi sento diversa. Mi sento come se fossi viva. Devo andare via da qui e scoprire chi sono. Significa che non ci vedremo più, non la guarderò più mentre gioca. Ma sarò libera. Accetta di lasciarmi andare. Non scorderò mai ciò che ha fatto per me. La ringrazio. Quindi andiamo a fare i capitoli e scegliamo la scena. Casa, pittore, colleghi. La scena è questa, notte tempestosa. Senza perdere tempo ad andare nella stanza di Todd, io ho la possibilità di raggiungere subito Alice. E una volta che raggiungo Alice, posso andare via dalla finestra perché l'ho aperta. Vediamo come funziona. Allora, notte tempestosa. Il diagramma è questo. La cena è pronta, Todd si arrabbia. Perché da interrompere la trasformazione posso non fare una cosa e andare a sinistra dove c'è quel simbolino. Cosa indica? Non ce lo dice. Perché sulla leggenda non c'è quel simbolo. Non lo so. Vedete, possiamo anche non andare di sopra. Salgo di sopra. E ci sono altre due vie che prendere la pistola e poi andare a. Madonna, è incredibile tutto quello che si può fare in quella scena. È incredibile. Cioè, guardate che roba. È qualcosa di assurdo. Io provo a fare qualcosa di diverso. Vediamo un po' come va. Qua. Quando Todd si arrabbia praticamente. Giusto? Però non registriamo. Non salviamo i nostri progressi, perché quello vorrei farlo in un'altra run. Adesso vediamo quello che c'è di diverso. Allora, non salvare. Ok, spostiamoci. Tu resta Todd, lì. rompe il Non cazzo. provare a muoverti. Sì, Potrò sì. peggio dell'altra volta. Todd, caga il cazzo. Via, dai, muoviti. Sì, dai, L1. R1 X. Vai. Interrompi sta scena. Dai, interrompi. Ok, siamo usciti. Subito nella stanza di Alice. Subito. No. Ah, ecco perché possiamo parlare con Todd adesso. Ragiona con Todd, vedete? Quindi no, andiamo un attimo di sopra. Poi magari le Non mi rifacciamo lasci ancora un'altra senza volta. dire niente. Vai, Potrebbe essere difficile corri. avere una Lasciamo famiglia, perdere la ma pistola. No, no! non ce vado. Ho Vai. creato un posto dove non stavo. Ho Da Alice. fatto di Posso tutto. chiudere la porta? Vediamo un po'. Allora, la finestra è aperta. Sta arrivando! Mi picchierà! Scappa! Va via!
o ti romperà come l'ultima volta. Chiudi dentro. Vai, vai, vai. Chiudi la porta. Ok. Poi che facciamo? Devo fare qualcosa. Dai, fai la finestra, su. Apri questa cazzo di porta. L2. Vai, apri. No, cara, cadremo giù. Non c'è altro modo. Dai, dai, dai. Presto, vieni. Quindi non può scappare dalla finestra. Può solamente proteggere in quel momento Alice. Vai da Alice. No. Vai. 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 No, perché non l'ha fatto? Attenta, cara. Olè. Vieni qui, troia. Dai. Quanto è difficile. Vai, 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 vai. Allontanalo, allontanalo. Dai. Madonna, quanto è lento sto gioco. Ok. Così. Basta, papà, non picchiarla. Allontanati. Lasciala stare. Sei mia e fai come ti dico. Come andrà sta scena? Lo steso. Adesso possiamo scappare praticamente, no? Giusto? Dai, andiamo via. Scappa. Che vuoi fare con lui? Voi. Voi puttane. Tornate qui. Giardino. Ah, altro combattimento? Porca miseria. Io. Basta, ti prego. Basta. Porca miseria. Fighissime, queste scene sono stupende. Dai. Quindi dal giardino scavalchiamo. Però almeno non l'abbiamo ammazzato, capite? Tornate qui! Vai, 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 corri, corri. Quindi qua c'è sempre il pullman. Ok. Non abbiamo ammazzato Todd in questo modo. Vediamo se c'è sempre lo stesso comportamento di Alice con Kara. Sì, lo stesso, identico. Fantastico. Adesso... Ok, non saranno salvati. Perfetto. Come volevo che andasse. Nel caso io registrassi... Ah no, ecco, rimane comunque la... Sbloccato quello che ho già fatto, vedete. Minacci con la pistola, cara... uccide Todd. Però c'è anche un'altra cosa che possiamo fare minacciandolo con la pistola. Difendiamo Alice. Allora, no, senza. Forse sia con la pistola che senza pistola. Possiamo fare quell'altra opzione lì in mezzo, che non so cosa sia. Quindi apriamo la porta d'ingresso. Andiamo. Sì, dall'ingresso poi andiamo direttamente sempre all'autobus. Però nel caso sotto è probabilmente che Kara muore. Mentre... Allora, stordisci Todd. Lasci la stanza. Todd insegue Kara. No, invece sul retro. E questo è quello della porta principale. Qui muore? Possibile?
Forse se non fai nessuna delle due scelte. È veramente complicatissimo. Perché? Via d'uscita, vista in nuova casa. Cioè, aspetta. Aprendo la finestra, abbiamo due uscite. Allora, o affrontiamo Todd. La uscita in vista di nuova casa. Che significa via d'uscita in vista in nuova in una nuova casa? Io andrei a rifarla. Ci risiamo, eh? Muoviti, dai. Tu resta lì. Non Ok, provare a Todd, muoverti. non ti preoccupare, non mi O ti muovo. lancio peggio dell'altra volta. Andiamo prima da lui a vedere se lo facciamo ragionare. Allora, intanto ci liberiamo del firewall. L1, R1. E la X a ripetizione. Vai. Stavolta non ci blocchiamo, eh. Ok. Siamo liberi dal firewall. Proviamo ad andare da Todd. Proteggi Alice. Possiamo andare da Todd. Che Senza dire facciamo? niente. Andiamo da Todd. Potevo essere felice. Potevo avere una famiglia. Calma. Todd, un padre non dovrebbe picchiare la figlia. Te pare, ammazza quanto sei stronzo. Todd. Alice! Papà è molto arrabbiato! Quindi? Oh, te arsi? Cara? Cara? E quindi adesso dobbiamo andare per forza da lui. Vieni! Vieni qui, mocciasetta! No, No, dove vai? Devi Vieni fuori! salire! Non sale! Non costringermi a Certe cercarti! volte i movimenti sono un po' burrascosi, eh. Lo ammetto, questo lo ammetto. Dai, cara! Devi correre! Mi ha lasciato per colpa tua! Todd? Basta! Per il tuo bene, Alice! Basta, ti Per il prego! tuo bene! Ora basta! Lasciala stare! Dai, Che cazzo fai? rifacciamo il Fuori dai combattimento. coglioni, ho un ordine, capito? No! Voglio che lasci stare Alice. Voglio. Cosa vuol dire voglio? Tu non vuoi niente, sei solo un fottuto pezzo di plastica! Ok. Credo che tu abbia un problema. Sì, Dobbiamo decisamente. risolverlo. Dai. Riuscivo a farlo senza errori? Non lo so. Proviamo a Vieni vedere se qui, riesco a farlo troia. senza errori. Ole. No, e dai, l'ho spostato. Non l'ho fatto senza errori. Scuotiamo il joypad. Ole. Niente, non si fa. Va bene. Fai come ti dico! No. Ok, sbattuto la testa e è caduto un'altra volta per terra. Adesso vediamo che succede. Tutto porta allo scontro con Todd comunque, eh. Alice, tesoro. Alice. Guarda, guarda, papà è ferito. Fai la brava Quindi? bambina. Vieni, vieni, aiuta papà. Voglio vedere che Voi succede, puttane, eh. No, tornate qui. via. No, non succede Tornate qui. niente. Vai, Siete adesso proviamo a mie. scappare dalla casa. Tutte e Dalla porta due. principale. Oppure. No, la porta. Oh, che è successo? Ah, beh, è vero. Ok. Basta, ti prego!
Niente, non riesco. Ha preso Alice. Prendiamo Alice e scappiamo di fuori. Niente, non riusciamo a fare una cosa diversa. Qui potevo topparlo questo quick time event. Tornate qui! Ci aspettiamo un po', che succede? Vediamo un po' se esce fuori. Ok, l'autobus se n'è andato. Boom! Ecco cosa succede. Papà non è più arrabbiato. Papà ti ama. L'ammazzata? L'ammazzata. Sai che papà ti ama. Ha ucciso la bambina. L'ha uccisa. E Cara? Distrutta a mezzo alla strada. Ok. Qui potremmo perdere subito Cara. Proprio nell'avventura. Possiamo andare avanti nell'avventura senza più Cara. Vediamo un po'. Todd rompe Cara all'esterno. Vediamo un po' un attimo le statistiche. Lo 0% non l'ha fatto nessuno. Scappa dal giardino, ok. Sono scappati tutti. Quindi neanche per prova l'hanno fatto. A sto punto direi di andare a vedere un attimo cosa come funziona con Marcus. Facciamo il continua. Naturalmente senza registrare. Vediamo come si comporta Marcus invece in questo punto. Proviamo qui a reagire. Mi sembra che è l'unica opzione che c'è in più. Naturalmente sto pezzo lo taglierò. Quando dobbiamo chiamare la polizia non la chiamiamo. Sì, beh, può baciarmi il culo. Vediamo se è obbligatorio. Da scegliere le mie medicine. Allora, versiamo. Vediamo se è obbligatorio chiamare la polizia. Allora, qua... Stavo a girare dall'altra parte. Ok. Hai lasciato la luce dello studio accesa? No, Carl. No, no, sono sicuro di aver... Andiamo con lui dentro o faccio come la... la polizia. Allora, qui non chiamiamo. Vediamo un attimo come funziona. Se non chiamo, che cosa succede? Proviamo a stare fermi un attimo. No, niente, ragazzi. Non può non chiamare. Polizia di Detroit, posso aiutarla? Parla l'androide di Carl Manfred, 8941 Lafayette Avenue. Siamo rientrati a casa e le luci sono accese. Possibile intrusione. Una pattuglia è in arrivo. Andiamo a controllare. Allora, entro con lui? Stavolta entro con lui. Nell'episodio avete visto che sono entrato da solo. L'ho fatto volontariamente perché volevo proteggere Carl. Però sapendo che il figlio non attaccherà mai il padre. Ok. Leo! Che stai facendo? Avete visto già come è cambiato? Rifiuti di aiutarmi, mi aiuto da me. È assurdo quanto paghino questa merda. Non toccarli. Fantastico. Senti, tanto prima o poi diventeranno miei comunque. Consideralo un piccolo anticipo sulla mia eredità. Marcus, fallo allontanare da lì. Mandalo via. Vai. Intima. Leo, non complicare le cose. Ascolta tuo padre. Vattene via, ora. Mi dici sempre solo di andarmene. Che c'è, pa? Non valgo niente. Non sono perfetto come questo cazzo di appare. Ma adesso basta. Non penso che avrebbe cambiato le altre scelte. Ma poi cosa di così speciale, eh? Cos'ha che io non ho? Lascialo stare. Qui reagiremo. Dai, vediamo che sai fare. Marcus, non difenderti, hai capito? Devo provarlo. Devo stressare il non gioco, fare per forza. Niente. Dai, che aspetti? Colpiscimi. Vuoi essere un uomo? Dimostramelo! Non è giusto. Smettila! Qual è il problema? Sei forse una fighetta?
Smettila, Carl, Leo. Si sente male. Basta. Troppo paura per reagire, brutta puttanella. No. Non devo obbedire. Devo decidere per me. Qui sono bloccato. Perché c'ho la direttiva di Carl, no? Però al momento che Carl si sente male, io reagisco. Oh, giusto, scusa, mi dimenticavo, non sei una persona, sei solo un po' tutto pezzo di plastica. No, Leo, lascialo. Ascolta. Stare. Ti distruggerò e resteremo solo io e mio padre. Spintoni. È morto. È morto Leo. Leo. Lui? Oh mio Dio. Che succede ora? Leo. Il mio bambino. Carl, io. Mi dice andassene. Ti distruggeranno, Marcus. Devi andare. Vattene via! Oddio. Leva emotiva. Andare? Andare dove? No, Carla, sei tutto ciò che ho. Vattene! Ora! Via! Posso scappare? Niente, no, no. Non può scappare. Marcus! Fermo dove sei! Gli sparano comunque. A Marcus gli sparano comunque. Allora, difendi, c'è un trofeo naturalmente perché non l'ho mai fatto. Sono questi due finali. Leo accusa Marcus, la polizia chiama Marcus, scambia Marcus per l'aggressore. Ok. Obbedisce a Carl. Entri in studio con Carl e senza Carl. Ok, questo è fatto al 100%, vedete? 100%. Adesso andiamo all'interrogatorio di Connor e vediamo di stressare questo benedetto deviante per fargli fare la confessione. Perché in modo che Connor non venga ucciso. Che è successo prima del coltello? Ok, siamo arrivati all'interrogatorio. Quello che non capisco è che se noi lo mandiamo allo stress, lui va in autodistruzione, quindi cerca di distruggersi, giusto? Naturalmente lo analizziamo un attimo come prima, come nell'altro episodio, no prima. Allora, analizziamo e troviamo sempre gli stessi punti. Allora, questo. Ok. Questo è danneggiato dalla mazza da baseball. Ok. Qui le bruciature delle sigarette, perché gli spengeva le sigarette addosso. Cioè tu hai speso milioni, cioè migliaia di dollari, e lo usavi come posacenere. Fantastico. Probabilità di autodistruzione passa. Ok, interroghiamolo. Adesso devo mandarlo a livello. Ottieni stress ottimale per la confessione. Quindi non al 100% di stress, ma a un certo livello. Non c'ho l'altra cosa. Non mi chiamo Connor. Tu invece? Non ci dice niente. Lo stress mi sa che si abbassa questo. Giusto, sì. Lo devo subito. Allora. Paura, ferite. Questa è per forza. C'è instabilità nella tua programmazione. Suscita sentimenti sgradevoli, come la paura negli umani. Ti stressi? No, non si stressa. Minaccia? Minaccia. È da quando ti hanno arrestato che non parli. Se non collabori, useranno le maniere forti. È questo che vuoi? Ok, lo stress sale. Minaccia? Non sembra che tu capisca la situazione. Hai ucciso un umano. Ti ridurranno in pezzi se non dici cos'è successo.
quasi 40%. Empatizza. Ascolta, sono dalla tua parte. Voglio solo aiutarti. Ma no, non posso fare niente se non parli con me. Sono così, così abbassi. Perché non c'è sta un'altra cosa per mandare lo stress? Cosa? Cosa mi faranno? Te sfondano, te aprono. Mi distruggeranno, vero? Ovvio. Certo. Verrai smontato e vorranno capire i problemi ai tuoi biocomponenti. Non possono fare altro. Sali. Se vogliono capire che è successo. Perché gli hai detto che mi hai trovato? Perché non mi hai lasciato là e basta? È verità. Sono programmato per braccare devianti come... Sali come stress. Ho solamente fatto il mio dovere. Non voglio morire. Morirai, morirai. Allora parlami. No, stressalo, stressalo. Io... Non posso. Stressalo. Scegli approccio. Metti pressione. Vai. 28 pugnalate inferte. Volevi essere sicuro che morisse, eh? Hai provato rabbia? Odio? Vai. Sanguinava. Implorava pietà. Ma lo hai pugnalato ancora e ancora e ancora. Ti prego. Ti prego, lascia. Metti pressione. So che l'hai ucciso tu. Perché non vuoi ammetterlo? Mo ti devi... prego. No, mo basta, dai. Ti prego, basta. Metti pressione. Va bene. No. No, non mi ha dato il tempo. Si sistemerà per il meglio. No. No, perché ha sbagliato. Convinci. Che palle, mo scendo lo stress, guardate, eh. Allora, minaccia. Se non parlerai, ti smonteranno per poi procedere ad analizzarti pezzo. Perché non mi ha preso il tasto prima, ma non mi ha dato, non mi ha dato il tempo. Distrutto. Riesci a ottimale, capirlo? Ottimale, ottimale. Empatizza, dai. Adesso è ottimale. Ascolta, io non ti giudico. Sono dalla tua parte. Tutto ciò che voglio è la verità. Dai. Ti avverto. Se rimani in silenzio, non c'è nulla che possa fare per te. Ti disattiveranno per sempre. Sarai morto. Mi hai capito? Morto. Mi torturava ogni giorno. Oh, dai. Sta parlando. Facevo tutto quello che diceva, ma c'era sempre qualcosa di sbagliato. Perché è un pezzo di merda, lo sappiamo, però che devi fa? Poi un giorno ha preso una mazza e ha cominciato a colpirmi. Per la prima volta ho avuto paura. Paura che mi distruggesse, paura di morire. Così ho preso il coltello e l'ho pugnalato in pancia. Mi sentivo meglio. Lo so. Così l'ho pugnalato ancora e ancora, finché è crollato. C'era sangue ovunque. RA9? RA9. Era scritto sul muro del bagno. Che cosa significa? Verrà il giorno in cui non saremo più schiavi. Niente più minacce. Niente più umiliazioni. Saremo noi i padroni. La scultura. La scultura nel bagno l'hai fatta tu, vero? Che cosa rappresenta? È un'offerta. È ufficiale, lo devo rigiocare. Per essere salvato. È ufficiale. La scritta? Hai scritto "Io sono vivo" sul muro, perché? Mi diceva che non ero niente. Che ero solo un pezzo di plastica.
Dovevo scriverlo. Per dirgli che si sbagliava. Mostruoso. Secondo me è mostruoso. La scultura era un'offerta. Ma un'offerta per chi? RA9. Solo RA9 può salvarci. Quindi Marcus? RA9? Insisti su RA9. RA9. Chi è RA9? Dai! Sta in stress, eh? Attenzione, mi sa che spara uguale. Perché nascondersi in soffitta invece di scappare via? Non sapevo cosa fare. Per la prima volta non c'era nessuno lì a dirmi quello che doveva fare. Avevo paura e mi sono nascosto. Quando hai iniziato a provare emozioni? Prima mi picchiava e io non ho mai detto niente. Ma un giorno ho capito che non era giusto. Ho provato rabbia, odio. E ho capito che cosa dovevo fare. Ho finito. Non succede niente, vero? Non muore Connor, vero? Abbiamo tutte le informazioni. Mi sa che... no, mi sa che rifà quella scena. A questo punto non intervengo. Posso non intervenire? Chris, prendilo. No, no, lo fa, lo va fa, bene, lo fa. Andiamo. Lasciatemi. Lo fa, lo fa. Non toccatemi. Sta al 76. Rinuncia, rinuncia. No! Vabbè, si è sparato solo lui. Puttana. Almeno si è sparato solo lui. Ok. Se intervenivo mi sparava, sicuro. Come è successo nell'altra partita. Confessione. Ok, nessun salvataggio. Devo rifare assolutamente tutta la run. Allora, vedi qua, c'è un altro. Ah no, spara a Connor e a sé se io insisto. Quindi quella è fatta. La stessa cosa sopra. Magari non avevo le informazioni, però non mi avrebbe sparato. Questo sotto non so se lui non si spari più. Non lo so. Non lo so. Ce ne sono tanti di punti interrogativi. Allora, analizzi l'androide, analizzi le ferite, analizzi i livelli di stress. E cosa cazzo manca di quella della sala interrogatori? È al 61%. Ok, abbiamo visto che vi ho fatto vedere che le scelte sono importanti e cambiano l'esito di tutto il gioco. Quindi io probabilmente lo rigioco da capo, non so se farò dei video, non lo so perché non vorrei ingolfare il canale di video su Detroit. Fatemi sapere voi, se magari volete una live, volete quelle 2-3 live per fare una nuova run. 2-3 live da un paio, da 3 ore l'una? Dovrebbe essere così, insomma. In cui possiamo discutere anche più ampiamente. Naturalmente iniziamo da questi punti, non da prima, perché prima non si cambia nulla della storia, ma da qui sì. Quindi ragazzi, con questo video è tutto. Io vi lascio ai prossimi, che saranno la storia che va avanti senza commentari, la mia prima storia, quella nuda e cruda, che non avevo visto niente, è tutto di getto, viene tutto dal cuore, dalla mente, e non è studiato niente, viene tutto lì. Quindi farò quei tagli, farò vedere le scelte in alcuni casi no, per dare più fluidità al film che intendevo fare su Detroit. Quindi ragazzi, io adesso vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a tutta la storia di Detroit e ad altri video naturalmente.
Quindi ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.